Ragazzi, ciao a tutti, io sono Diego e io sono Giacomo e vi diremo in breve da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, che è proprio il titolo di un'opera di Gauguin che avrete modo di studiare, speriamo, nel corso del vostro percorso di studi al liceo scientifico di Macerata. Perché ricordiamo che al liceo non si studia solo matematica e fisica, ma anche le altre materie. Esatto, siamo ragazzi che ci siamo diplomati nel giugno dello scorso anno, al momento io studio medicina e chirurgia. Io invece farmacia. E vogliamo in qualche modo aiutarvi in questa scelta perché sappiamo quanto è importante la scelta della scuola superiore e quindi, essendo già passati dove voi passerete, possiamo darvi qualche consiglio. Esatto. Vogliamo dirvi essenzialmente i motivi per i quali, secondo noi, dovreste scegliere questa scuola piuttosto che un'altra scuola. Innanzitutto, ragazzi, per scegliere al meglio la vostra scuola dovete tenere a mente vari fattori. Non dovete ascoltare quelle persone che vi dicono dovete scegliere lo scientifico perché è una bella scuola, perché gode di una certa fama. Anche quello, però non solo. Dovete capire che lo scientifico, rispetto alle altre scuole, dà un qualcosa di più, dà un modo di pensare alternativo, diverso, dà una forma mentis diversa. Dopo 5 anni di liceo, per usare una citazione di un nostro professore, sarete in grado non solo di guardare il dito, anzi di non guardare solamente il dito, ma di guardare la luna. E quindi avrete modo di sviluppare una mentalità vostra, un modo di pensiero tutto vostro che vi permette di analizzare al meglio le situazioni e di risolverle. E secondo aspetto importante è che al di là di quello che studierete è importantissimo che riusciate a appassionarvi e soprattutto ad essere curiosi. E non lo diciamo solo noi, ma lo diceva Einstein, che disse: non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso.